Il futuro incerto, i nuovi contratti di lavoro e le poche garanzie della regione iniziano a far preoccupare gli operai dell'ESA, che da più di 40 anni sono costretti ad accettare un lavoro precario con la speranza che si risolva qualcosa. Operai che si sono riuniti in assemblea davanti alla propria sede di Barcellona Pozzo di Gotto per capire quale potrebbe essere il proprio futuro. Noi oggi siamo in assemblea permanente perché da un mese l'ente di sviluppo agricolo, dove noi siamo operai a tempo determinato e facciamo 179 giornate l'anno, da oltre 30 anni, invece quest'anno l'ente non vuole rinnovarci il contratto come ogni anno, ma bensì ci vuole proporre dei contratti un po' diversi dove prevede delle tranche di lavoro, quattro tranche di lavoro di 30 giorni. E noi come operai non siamo d'accordo perché andiamo a perdere le nostre garanzie occupazionali che abbiamo sempre avuto da oltre un trentennio. Quale futuro prevedete? Ma in questo momento veramente non prevediamo nessun futuro, perché come siamo messi attualmente siamo in una barca che va a fondo. Ma quello importante per me, dico, che sta succedendo è che visto il momento, visto il territorio, cioè che ha bisogno del nostro servizio, perché poi noi andiamo a fare cioè proprio un servizio specifico contro il dissesto idrogeologico, con interventi, dico, non detto da noi ma dall'opinione pubblica, dai vari sindaci dei vari comuni, dove ogni anno arrivano molte richieste. E dico, cioè non si riesce a capire come mai, invece di sistemare questa situazione, invece va a morire, perché una volta che noi da 179 giorni, quest'anno ne facciamo 151 perché ci stanno togliendo le garanzie occupazionali, un altro anno non sappiamo quanto ne andiamo a fare, questo significa che non c'è l'interesse, cioè, verso questo ente. Cerchiamo di fare quello che sappiamo fare da tanti anni che facciamo, quindi chiediamo solo di lavorare e di continuare a lavorare con dignità.